un'epoca come la nostra, scarsamente caratterizzata e compiaciuta di tante evasioni nel mondo dell'ipotetico o quantomeno dell'inedito fine a se stesso, non meraviglierà constatare la propensione di Alida Puppo a decorare piatti e bottiglie di vetro recuperati tra i rifiuti della società dei consumi ed a qualificarli con la lucida intensità degli smalti e la preziosità delle dorature. Il suo quindi non è solo intendimento ecologico, ma chiara determinazione dimostrativa che il senso della vita sta anche nel conferire impronta culturale a qualcosa che alla pratica quotidiana non serve più e che perciò, incurante di ogni suo possibile riutilizzo, la società rigetta, quasi che il passato non rappresenti un preambolo giustificante il presente, a cui debbono essere consegnati i sogni ed i miraggi di una vita intellettualmente più vivace. Sulle bottiglie e sui piatti che Alida Puppo rigenera, togliendo loro lo stato di inservibilità e di abbandono, pone segni netti di contenuti espressivi, facendo immaginare un ritmo creativo veloce, incisivo, definitivo, voluto con determinazione. Sui piatti e sulle bottiglie corrono sentieri creativi vivaci, segnati da percezioni profonde, da passioni. Le sue composizioni sanno stimolare i giusti ritmi emotivi della gioia. Queste composizioni si potrebbero definire musicali, se musica può essere anche l'armonia compositiva scenica, quella che suscita emozioni tenere o forti davanti ad oggetti resi vivi da una creatività che è anche fresca e teneramente femminile.